Rino Tomasi, buon pomeriggio. Ciao Rino, buonasera. Eccomi qua. Eccoci, caro maestro. Buon pomeriggio, maestro. Eccoci. Intanto io oggi comincerei... Ho scoperto che Petruzzi è il più superstizioso del mondo? Sì. Ah, ecco, perché? Titolo già assegnato. Perché? Per il limone? No, non c'entra niente il limone. Non credo che il limone c'entri, ma comunque. Lui prendeva un limone prima di entrare in campo. Perché la prima volta... No, la non partita... è il prende... Aspetta. Ma lo prendevi perché no. Eri convinto che ti facesse bene o perché pensavi che ti portasse fortuna? No, no, è perché successo stava male un po'... di stomaco. Una volta gli hai chiesto a Giorgio che avevo un problemino. Lui mi ha detto, succhia un attimo il limone. E da quel momento, così, insomma, poi è andata bene. Rino, te è uguale, no? Usi la stessa macchina da scrivere perché ti ha portato. Ne avrò cambiate 300 di macchine da scrivere. Il problema poi è mandare per email l'articolo con la macchina da scrivere, immagino. Tu avevi la Valentina. Le ho passate tutte le fasi. L'avevi dalla la Valentina? Dalla dettatura. Anzi, dirò che i primi articoli credo di non averli neanche scritti. Li dettavo al telefono senza scriverli. E poi sei passato... Perché mi dava fastidio scrivere. Che okay. E sì, poi... No, io remo, quando a scuola non credo di aver mai fatto la brutta copia. Dettava alla maestra. Il tema io lo scrivevo direttamente perché mi faceva fatica a scrivere, ecco. Lo so, che classe, mamma mia. Che spettacolo. Sì. Tu una volta eri da poesio di scuola... Anche a me faceva fatica a scrivere quando... Non so immagino. L'uomo più pigro del mondo sei te, quindi... Anche no. Tu avevi la macchina da scrivere. La Valentina, come si chiamava, Rino, quella dell'Olivetti? La Olivetti, La Olivetti Valentina, no? La Olivetti. Olivetti 22, sì. Ci siamo passati tutti. Più o meno. No, Lollo no. Io però ce l'avevo. Io il mio primo articolo l'ho scritto su... Vedete, Rino, quando erano uscite quelle elettroniche che ti facevano scrivere, diciamo, la riga? Sì, sì. E poi andavi a capo e poi dopo... Che potevi sono durate poco perché appena le hanno messe sul mercato erano già superate dal computer. Ma faceva un casino quella macchina da scrivere che non... Una cosa brutta. Comunque, Rino, tu una volta ci hai raccontato, adesso ci hai dato involontariamente l'assist, che a scuola un giorno ti chiesero di fare un tema e tu hai scelto il grande Torino come tema. E oggi ricorre il 63° anniversario di Superga. Ma io ho fatto una rievocazione di questo, ancora ero appena arrivato a Canale 5, ecco, era il primo 4, diciamo, cos'era, il primo anniversario nel quale mi sono imbattuto da quando ho fatto televisione. Era stato l'anniversario del Torino e io credo di aver detto che tutti coloro della mia età, della mia generazione, ricordano perfettamente quello che facevano e dove erano quando hanno saputo la notizia della morte del Torino. E ho fatto l'esempio, così come tutti gli americani ricordano perfettamente dove erano quando hanno saputo dell'attacco di Pearl Harbor o dell'assassino di Kennedy. Ho fatto questo paragone, ecco. Quello che ora potrebbe essere un moderno 11 settembre, nel senso ora tutti si ricordano. Non era ancora andato in archivio l'11 settembre. È vero. Ecco, ma tu, Rino, ecco, intanto dove eri e che cosa stavi facendo quando hai saputo del grande Torino, appunto? Torino lo so perfettamente, io ero a San Benedetto del Tronto in bicicletta, fermo in bicicletta, che stavo parlando con un mio compagno di gioco, di tennis soprattutto, per mettersi d'accordo di a che ora giocare il giorno dopo, che poi lui è diventato preside dell'Università di Pescara. Pochi giorni fa sono stato a Pescara a tenere una conferenza al Panathlon proprio su iniziativa di questo mio vecchio compagno di tennis soprattutto. Che cos'era, Rino? Proprio fatta la domanda proprio più banale, magari per chi come me ne ha solo letto. Tu devi considerare una cosa, che allora non c'era la televisione. E quindi naturalmente il rapporto che noi avevamo con il calcio in genere, insomma, quindi anche con le squadre per la quale facevi il tifo o altro, era molto diverso, perché naturalmente era diventata importante la telecronaca del secondo tempo di una partita di calcio, cose che adesso ignorerei, proprio ci darebbe fastidio. Lo sai, io questo me lo ricordo, quando ero bambino, che tutto il calcio minuto per minuto, o ti vedevi domenica in
e sì, ti appariva, diciamo, la riga, diciamo, c'è il film di Lino Banfi, no? O poi tu, diciamo, nel secondo tempo accendevi la radiolina e c'era tutto calcio di un minuto che magari ti aggiornava, tu magari non sapevi che sono Atalanta-Roma già 3-0, come 3-0 ti prendeva un colpo praticamente, oppure vincevi 2-0 e davi già la colpa a Luis Enrique al tempo, certo, no? è chiaro, insomma, questo è cos'è. 0-0. Ma tu ce lo puoi fare, Rino, un ritratto rapido, se possibile, del grande Torino, di che cos'era, del mito, dei campioni che lo hanno composto? La superiorità con la quale il Torino ha infilato quei 3-4 campionati di fila, cioè il Torino ha vinto l'ultimo campionato prima dell'interruzione della guerra, il 42-43, e quello l'ha vinto a 3 minuti dalla fine, perché il Torino aveva un punto di vantaggio sul Livorno, allenato da Ivo Fiorentini, quel Livorno che era stato, perché il Livorno era arrivato 15° il campionato precedente e ha fatto un campionato da protagonista, tant'è vero che all'inizio sembrava addirittura che potesse vincere, e il Torino aveva un punto di vantaggio. Il Torino giocava a Bari e ha vinto 1-0 con un gol di Valentino Mazzola segnato a 3 minuti dalla fine. Io me lo ricordo perché il titolo del Calcio Illustrato, che al tempo era la mia Bibbia, lo diceva, dice Mazzola all'87, era il titolo della prima pagina del Calcio Illustrato. E il Livorno vinse in casa 3-1 con il Milan, ma ormai il Torino riuscì a conservare i due punti di vantaggio, anzi il punto di vantaggio che aveva. Gli invincibili. Sì. Che mi era... ricordo Torino-Alessandria 10-0. Di misura, Eri? Sì. Mi ricordo una volta anche con la Roma. Perché mi sono voluto documentare, sono andato a vedere per curiosità, con la stessa identica formazione con la quale il Torino aveva fatto 0-0 ad Alessandria nel girone d'andata, ha vinto poi 10-0 nel ritorno. Ma te la ricordi la formazione? Tanto lì non avevano rose lunghe, no? Del Livorno la vuoi sapere? Vai. Ingardi, Del Bianco, Lovagnini, Capaccioli, Traversatori, Piana, Stuaracci, Zidaric, Degano. Degano che gioca ancora, no? Adesso del Grosseto, cioè non si chiama Degano. E il Torino? Il Torino, Bacigalupo, Ballarin, Maroso, Grezza, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loic, Gabetto, Ossola, Ferraris. Ricordo Scaratti, lo diceva sempre Bacigalupo. Ma una volta le formazioni del calcio le conoscevi come l'Ave Maria, insomma. Sì. Allenatore del grande Torino? Sperone. Sperone. Vedi, vedi, mamma Erino, che bello quando sentiamo parlare. Ma che bello, perché sono vecchi. Ma no, ma tu hai avuto, Rino, guarda, tutto, guarda. Mi hanno dato il certificato di vecchiaia, me l'hanno comunicato oggi, Lussi, Unione Stampa Sportiva Italiana. Cioè? Ogni tanto danno il premio alla carriera, è come la lapide, hai capito? No, non è vero, è un riconoscimento. Vabbè, però anche l'Oscar alla carriera l'hanno dato, ad esempio, a Sofia Loren una decina d'anni fa. Sofia Loren è ancora un po' tra più noi. Carina, ma insomma bella Sofia Loren, Rino, fa parte del podio oppure hai delle preferenze su donne? No, il podio forse no, però insomma top 10 se la gioca, Europa League. Il podio di Rino Tommasi tra le attrici più belle di sempre, ci rubiamo un minuto su questo, devo andare in pausa perché secondo me no. Brigitte Bardot? No. Anita Ekberg? No. Marilyn Monroe? No, le maggiorate non erano il mio genere. Audrey Hepburn? Allora ci siamo. Ecco, vedi, Audrey Hepburn, vedi. Già siamo Ava Gardner? Su un altro genere. Sì, però insomma non proprio. C'è di meglio, dai. Però insomma, no. Un po' snob il maestro. Il maestro gli piace la donna anche raffinata. Sì, insomma, sì. La bonona tettona non va bene. Insomma, Valeria Marini non è proprio nella top 10. Valeria Marini l'hanno creata perché c'era Cecchi Gori. Sì. E Belen? Andiamo via. Gente, a Canali si dice. Non dico mica che sono brutte, intendiamoci. Bellucci. Tra Belen e la Canalis, forse la Canalis, guarda. Ganderino. Sì. Liz Taylor ti chiedono. Ma comunque non mi potete chiamare per chiedermi queste cose. Liz Taylor ti chiede Alessandro?
Meritava, no, Liz Taylor meritava? In certi momenti Liz Taylor molto da classifica, ecco. Ok, ok, altre volte invece zona retrocessione. Rino, ci fermiamo per una breve pausa, dopo parliamo di attualità, a tra pochissimo.